È arrivata, guarda lì, quella camera lì, brava, ci hai fatto attendere neanche Miss Mondo. Cosa vi ha detto il mister ora alla fine? Che ciò che conta è il risultato. Perché avete giocato male? No. Non è stata oggettivamente una bella partita, sì. Quindi ciò che conta è il risultato. Siamo a fine campionato, quindi va bene così. Intanto io ti consegno il premio Limone. Grazie. Gioielli. Grazie. Ovviamente i complimenti vanno anche a tutte le tue compagne. Il primo set è stato un set in cui avete forse preso sotto gamba l'impegno? Sì, no, in realtà la verità è che per ogni squadra di questo campionato venire a giocare a Santa Teresa ci parti da martedì un po' con un po' di ansia, perché è un posto difficile, un palazzetto difficile dove giocare, quindi magari trascini tutta la settimana il pensiero che è difficile, quindi le tue compagne di entri un attimino tesa e poi vabbè, piano piano ci siamo sciolte. E avete conquistato questa vittoria importante nell'ottica playoff o promozione? No, la nostra ottica già diciamo che ad oggi è stata raggiunta ed era quella di fare un discreto campionato. Inizialmente l'obiettivo era la salvezza raggiunta, inizialmente, poi pian piano ci siamo ritrovate lì dove siamo adesso. Ora non so se siamo quinte, quarte, non lo so. Comunque, però sì, di certo è un successo. Un successo, anche perché sì, sì. La città di Modica comunque merita una squadra. Sì, 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 no, assolutamente, anche perché così come voi, così come qui da noi, anche da noi, cioè così come a Santa Teresa, anche a Modica c'è tanta gente che viene, che ci segue, e poi comunque è sempre un buon palcoscenico siciliano, quindi è esatto. Giusto mandarlo avanti, ecco. Complimenti ancora, grazie Fabiola, grazie e complimenti mille. Per il campionato. Grazie. Ti tolgo la cuffia io, fai tranquilla, ormai sei una star di Hollywood, abbiamo capito. Saluta le tue compagne, noi grazie, ciao.